Ci risiamo, nemmeno al mare si può stare tranquilli, scusate gli occhiali da sole, ma sono evidentemente in spiaggia. Questione MotoGP che compra Superbike, cazzate. Già spiegata nell'intervista fatta a Paolo Ciabatti all'inizio di questo mese. Bridgepoint, che controlla Dorna, vediamo di spiegare un po' le cose, sta mostrando qualche interesse nei confronti di Infront Sport Media, che non è la Superbike, non solo. Interesse in una partnership, viene detto, cioè nell'acquisizione di una quota del gruppo Infront Sports and Media. Infront Sports and Media è un'azienda gigantesca che vale 1,6, qualcosa del genere, miliardi, svizzera, che controlla i diritti dei mondiali di calcio e di altra roba che conta molto, il mondiale di sci alpino, sci nordico, il basket in Cina, e li produce con una propria struttura televisiva. Infront Sports and Media detiene anche i diritti del Milan, di squadre di club importanti come il Werder Brema a livello europeo. Insomma, li detiene, li produce, li mette in onda e li vende. All'interno di Infront Sports and Media c'è anche Infront Italia, che è advisor per la Lega di Calcio. Insomma, è una cosa importante e grossa. All'interno di questa grande società c'è anche Infront Motorsports, che gestisce appunto la Superbike. Infront Sport Media detiene il 70% circa di Infront Motorsport, il resto è dei signori Flamini, se non sono male informato. Quindi la Superbike è importante per noi e anche per Infront, però non è tutto. Quindi peserà all'interno di Infront Sport Media, credo, il 10%, se va bene. È un bel giocattolo, vitale per noi, è importante, ma non è la cosa di Infront Sports and Media che conta di più a livello di numeri. Questo per fare un quadro della situazione. Dall'altra parte c'è Dorna, che è stata venduta alla CVC, che gestiva e gestisce i diritti della Formula 1 per motivi di antitrust, e quindi acquistata da Bridgepoint con un fondo separato, chiuso, quindi una cosa diversa qualche anno fa. Quindi le cose sono gestite in maniera separata. Il signore Speletta è amministratore delegato di Dorna e detiene, credo, una quota vicina al 20, 25, 30%. Quello che è cambiato negli ultimi giorni è che Bridgepoint è sempre più interessata a Infront Sport e Media, e quindi adesso cominciano a fare la due diligence, a guardare come sono messi i conti, quali sono i pesi delle società, eccetera. Quindi le trattative vanno avanti perché è la cosa più concreta. Quindi non è la MotoGP che compra la Superbike. Al limite, se le cose andranno in porto, la società che gestisce la MotoGP e la società che gestisce la Superbike saranno dello stesso padrone. È un po' come se Mister Helmet venisse comprato da un altro sito, che possiede un altro sito ancora. Cioè io non divento proprietario di quel sito lì, siamo entrambi nella stessa situazione, cioè di controllati. Questo per farla super semplice. Cosa può succedere? Così come non è plausibile che venga smantellata ovviamente la MotoGP, è altrettanto poco plausibile che venga smantellata la Superbike. Quindi magari Bridgepoint inizierà ad interessarsi di alcuni asset che contano di più, come il calcio, a manipolarli, a fare delle cose più utili secondo le proprie strategie. Poi si arriverà magari anche a Infront Motorsport, ma è una cosa lunga. Una cosa che succederà è che probabilmente il nuovo proprietario, qualora dovesse accadere, di Infront Motorsports e di Dorna, farà in modo che le due non si mettano troppo i bastoni fra le ruote, quindi troverà un modo di gestire in maniera compatibile il motociclismo che le due promuovono. Per quanto riguarda le persone, vedo difficile, vedo poco plausibile un'ipotesi che vede estromessi dalla gestione dei diritti del calcio o delle moto, superbike, persone che per anni hanno fatto egregiamente il loro lavoro. Quindi la vedo abbastanza difficile. Quindi, quello che non ho capito, è perché un quotidiano di Torino scrive che la Superbike verrà smantellata, perché si legge che la Dorna mette le mani sulla Superbike. Se invece le due sono separate, lo saranno anche all'interno del nuovo proprietario. Perché poi su giornali prestigiosi come Motorcycle News e Crash.net non si fa nessun tipo di cenno a questo tipo di cose.
perché questa è stata una confidenza di qualcuno di Dorna a Brno nei confronti dei giornalisti italiani, forse perché Infras Motorsport è un'azienda italiana e quindi per creare un qualche, non dico fastidio, insomma, per mettere un po' di agitazione all'interno delle acque del nostro paese, anche per quanto riguarda la raccolta di sponsor, eccetera. Perché leggo che su una copertina di un giornale MotoGP compra Superbike e poi dentro c'è scritto un'altra cosa, ossia quello che dico io, per fare click, per vendere pagine, per acquisire lettori così da spiaggia. A questo punto anch'io domani scrivo, faccio un titolo come mi pare, Rossi lascia Ducati, poi sotto scrivo, la lascia nel box, va a pranzo, nel pomeriggio riprende. Oppure, che ne so, Biaggi, Aprilia, addio, finite le vacanze di Max nel comune di Aprilia. Così, tanto per farmi cliccare, tanto per fare un po' di lettori così. Non fa niente che li prenda in giro. I lettori non contano, sono più utili se leggono solo i titoli e dopo vanno immediatamente a dire fesserie in giro o a scrivere su internet. Vado a fare il bagno, togliete i bambini dall'acqua.